Nell'ambito della 48esima edizione del torneo dei Rioni, qui a Leporano, festeggiamenti per il santo patrono Sant'Emidio, c'è un momento sociale molto bello, la consegna da parte dell'amministrazione di 6 defibrillatori per edifici pubblici, ma ovviamente per poter manovrare, passatemi l'espressione poco tecnica, questi defibrillatori, per poterli azionare ovviamente occorre una preparazione, una conoscenza, una formazione. Siamo con Gabriele Cardea, che ha portato avanti il progetto di Leporano Città Cardioprotetta. Sì, questo è un progetto che abbiamo fortemente voluto in collaborazione con l'amministrazione comunale e il sindaco, che ringraziamo per aver accolto questo nostro progetto. Noi portiamo avanti questa campagna per l'importanza di dotare appunto gli edifici pubblici, società sportive, di un defibrillatore. L'importanza appunto del defibrillatore di intervenire tempisticamente quando ci sono i casi di arresto cardiaco. L'importanza appunto di avere un defibrillatore, che è un macchinario salvavita, e persone abilitate al suo utilizzo possono veramente fare la differenza nei momenti necessari. Ecco, proprio la pratica, l'acquisizione della manualità nel praticare il primo soccorso è di facile acquisizione, di semplice apprendimento? Sì, è molto semplice. Con un corso di abilitazione della durata di 6 ore viene abilitato il personale sia laico che sanitario appunto all'utilizzo di questo macchinario, che è di semplicissimo utilizzo. Appunto è talmente semplice, appunto vengono abilitate queste persone proprio per cercare di salvare quante più vite possibili in caso di arresto cardiaco. Purtroppo i casi, il 70% della popolazione muore di arresto cardiaco. Intervenire in tempi brevi può fare veramente la differenza. L'immediatezza, sì, del soccorso. Sì, la tempestività. Sì, esattamente, prima si interviene, prima possiamo salvare la vita a un paziente. Non solo salvare la vita, ma anche evitare quei danni magari a livello cardiaco, sì, o cerebrale, che poi possono purtroppo, sì, diventare permanenti. Sì, purtroppo sì. Stiamo portando avanti questa campagna proprio per evitare questi casi che possono intercorrere succedendo un arresto cardiaco appunto.